Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina dal Salmo 32, versetto 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. La scuola di Dio. Il Signore Gesù mi ha cercato e salvato. Ormai gli appartengo e sono alla sua scuola. Egli ha detto: imparate da me, e io ne ho bisogno. Chi può insegnare come lui? Giobbe capitolo 36 versetto 22. Una cosa importante l'ho già imparata. Come il cieco guarito posso dire: una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Giovanni capitolo 9 versetto 25. Giorno dopo giorno, leggendo la Bibbia, scopro la mia ignoranza e imparo a conoscermi, ma soprattutto imparo a conoscere il Signore, la sua dolcezza, la sua pazienza. Se qualche volta posso dire io so, sento allora la sua voce. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Giovanni capitolo 13 versetto 17. Egli sa mettermi alla prova. Per esempio, oggi posso essere sottoposto a un test di pazienza. Poco importa il problema che mi sarà messo davanti o il mezzo di cui il Signore si servirà. Potrà essere un contatto con una persona dal carattere difficile, o mio figlio agitato, o una serie di piccole contrarietà, in famiglia e fuori. Se non sono sufficientemente preparato con la preghiera e con la semplice fiducia in Dio, non mi renderò neppure conto che si tratta di un test. Vedrò soltanto le circostanze avverse e non la mano divina e saggia che desidera farmi sperimentare le sue liberazioni. Dio è fedele. Misura la difficoltà della prova, dà le forze per attraversarla e sa quando la lezione è stata imparata, come è scritto in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 13. Che il Signore ci benedica.